Benvenuti a tutti all'iniziativa che verte su un convegno, sull'incontro Una ruota per muovere l'area grecanica nella metamorfosi metropolitana. L'evento organizzato dal Rotary Club Area Grecanica Capo Sud Melito di Porto Salvo darà spazio a strategie e punti di riflessione per quanto riguarda la città metropolitana. Io faccio i miei saluti a tutte le presenze istituzionali, dai sindaci dell'area grecanica al mondo associativo, al presidente dell'Ente Parco d'Aspromonte Giuseppe Bombino, allo scrittore Beniamino Cordova, che nel corso del nostro evento parleremo largamente sul libro Metropolitan Metamorphosis, metodo e strategie per strutturare Reggio Calabria, in cui la prefazione del libro è stata scritta da Giuseppe Falcomatà, edizioni Città del Sole, e il primo cittadino Agostino Zavettieri, a cui passo la parola. Buonasera a tutti, intanto ringrazio il presidente del Rotary, il professor Bombino, di aver voluto questo convegno qui a Romuli. Saluto Beniamino Cordova, che è l'autore del libro sulla città metropolitana. Ringrazio tutti i sindaci qui presenti questa sera su questo evento, perché è un argomento molto sentito, per cui tutti quanti noi come amministratori già da qualche tempo stiamo ragionando su come deve essere organizzata questa città metropolitana o area metropolitana, perché noi dobbiamo sentirci vicini alla città, non essere lontani. Però questo, secondo me, ci sono delle carenze che diciamo, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista della mobilità, l'area della Locrido, l'area della Piana non si sente vicina alla città, questo lo dobbiamo dire. Cercare di convincere anche tutti gli altri territori. E questo il sindaco di Reggio Calabria, io lo ringrazio perché è andato su tutto il territorio e ha cercato di far sentire vicini la città metropolitana. E noi come sindaci del territorio dobbiamo cercare politicamente anche di essere uniti e fare rete. Se no non facciamo questo, sicuramente non riusciamo a raggiungere quell'obiettivo che è veramente la città metropolitana. Noi la dobbiamo costruire, e già a giugno, primo giugno, il sindaco di Reggio Calabria prenderà le funzioni di presidente della città metropolitana. Però io non vedo ancora che la politica, o che si acceda a fare gli organismi, perché così dovrebbe essere, già da adesso, tutte le competenze che poi la regione deve anche passare, questo politicamente si deve anche accelerare anche con i nostri politici regionali, il Consiglio regionale, affinché veramente avvie queste procedure delle competenze che la città metropolitana ha. E questo è, io dico che noi dobbiamo porre degli obiettivi, che come dicevo prima, sulla mobilità abbiamo la ferrovia che deve essere una priorità, sulla ionica che giustamente non... La 106, la nuova 106, non la messa in sicurezza. Io vi posso dire che due giorni fa ho avuto un incontro con dirigenti ANS sul figlio di Romuli, per metterlo in sicurezza, e loro stessi mi hanno detto che hanno difficoltà a mettere dei fondi o a reperire da parte, diciamo, del governo, del ministero, dei fondi per metterlo in sicurezza. Mi hanno solo promesso che metteranno, diciamo, cercheranno di illuminarla, almeno l'illuminazione sulla tutta la statale, cioè, e qualche segnale, diciamo, per indicare, diciamo, la sicurezza di questo punto. Perciò noi dobbiamo puntare a pochissime cose, però sulla nuova 106,
sulla ferrovia che è importante, e sulle aree interne dobbiamo ragionare, perché dobbiamo anche sulle aree interne, in questi anni c'è stato uno spopolamento e se non si riesce ad avere quei servizi essenziali affinché si trattengono almeno quei cittadini che sono nell'area interna, questi sono gli obiettivi che noi dobbiamo politicamente ragionare. Poi a me non mi interessa il discorso chi andrà a rappresentare, l'importante è chi andrà a rappresentare della nostra area, sia una persona capace, valida, giustamente sarà un sindaco, se riusciamo, chi sarà, e mi auguro che farà gli interessi non solo del nostro territorio, ma dell'intera diciamo, città metropolitana. Questo è il messaggio che io vorrei inviare. Voi, giustamente Beniamino è uno degli esperti in cui ha in questo anno fatto parecchi convegni, ha scritto un libro per cui ci può dire ancora di più se effettivamente poter ragionare sulla effettiva funzionalità, con i poteri veri della città metropolitana, perché poi sarà la città metropolitana ad avere quegli obiettivi che i territori possono. Vi ringrazio nuovamente e buon lavoro. Ringraziamo il sindaco di Rogudi, Agostino Zavettieri, che ha evidenziato come la città metropolitana può avere notevoli punti di sviluppo. E quello che tengo a sottolineare è anche come la nostra città metropolitana è l'unica area metropolitana che ha all'interno dei propri confini un parco e all'interno del quale troviamo anche un porto, come il porto di Gioia Tauro, e questo potrebbe essere anche uno snodo molto importante per quanto riguarda lo sviluppo. Sicuramente ne parlerà meglio nello specifico il presidente dell'ente parco d'Aspromonte, Giuseppe Bombino. Sì, che interviene in una veste atipica, poiché io stasera non intervengo come presidente del Parco Nazionale d'Aspromonte, bensì come presidente del Rotary, di un club Rotary, che muove i suoi passi proprio in quest'area. Intanto do un benvenuto a tutti, un saluto a tutti i sindaci qui convenuti, al signor sindaco di Rogudi, che ringrazio per l'ospitalità, al consigliere provinciale Zavettieri e a tutti voi. Dicevo, interverrò avviando il mio dire non già su concetti politici, ma su concetti rotariani, evidentemente, che non sono inferiori, anzi. Il Rotary interviene laddove vi sia la necessità di costruire processi. Il Rotary interviene laddove vi sia una esigenza di costruire e mettere insieme delle coscienze. Pertanto è su questi principi che io baserò il mio breve ragionamento prima di dare la parola all'esperto in tema di città metropolitana, che è Beniamino Cordova. Un processo si muove poiché in esso agisce un meccanismo, un ingranaggio, e non vi è figura più efficace per esprimere l'andamento di un meccanismo o di un ingranaggio se non una ruota. Ecco perché abbiamo voluto declinare questo titolo, per creare una suggestione, una ruota per muovere l'area grecanica verso il processo di metropolizzazione. La ruota è circolarità. La ruota significa giacere tutti sullo stesso piano, senza per questo individuare chi abbia l'origine o chi abbia l'origine o la fine nell'istante. La ruota significa condivisione, compartecipazione. La ruota significa
creare una identità comune. Se uno solo di quei grani o di quei raggi venisse meno al compito che è quello di far ruotare questo marchingegno, la ruota evidentemente non potrebbe condurre né condurci. Allora io non mi allontanerò da questi principi e lo farò volutamente. E quindi il mio dire vi potrà apparire astratto perché non entrerò nella questione, ripeto, ma volutamente. Noi siamo qui per sentirci tutti un elemento di quella ruota e siamo qui per edificare il massimo degli edifici, che è l'identità. Noi abbiamo una identità fortemente caratterizzata in questo territorio, che si stratifica su basi culturali, storiche, linguistiche, che è la cosa più immediata che ci viene in mente, ma anche paesaggistiche, ambientali. Allora, creare questa identità, formare un corpo unico di questa identità, significa poter dire meglio qual è il percorso che noi vogliamo intraprendere, atteso che in passato, laddove vi siano stati dei grandi processi da gestire, spesso non siamo andati avanti seguendo il meccanismo della ruota, ma siamo andati avanti ciascuno in una direzione, disgregando idee, disarticolando pensieri, scomponendo concetti. E la nostra storia recente ce lo dice. Pensate per esempio al progetto grandioso della Grande Reggio, che non creò mai un corpo unico, non ebbe mai la capacità di formare un patrimonio comune, una coscienza comune, una coscienza collettiva, perché mancò il principio della ruota, cioè mancò quella capacità di anticipare la coscienza al processo. E quando il processo si crea, ma la coscienza non è pronta per poterlo ricevere, le due cose rimangono su piani differenti e quindi non si incontrano. Potremmo fare altri esempi in cui a fronte di progetti unitari non abbiamo messo insieme le nostre comuni istanze, i nostri interessi, tutto ciò che noi potevamo condividere. E allora è qui che io voglio portare il ragionamento, anticipare i fatti tecnici con fatti di coscienza collettiva. Noi entreremo con la nostra identità nel processo di metropolizzazione se insieme ci sentiremo un corpo unico, altrimenti tenderemo a svilire questo concetto che è grandioso e drammatico al tempo, ma che esige il massimo impegno, l'impegno delle ore, l'impegno in ogni ora. La circolarità. La circolarità è un concetto che venne esplorato, pensate, quando si voleva portare la comunità verso la verità. È un concetto che stava molto a cuore a Parmenide, che lo somministrava. È un concetto che nel nostro ambiente culturale, nel nostro ambiente magno-greco, era utilizzato per educare, per far crescere i giovani e farli guardare verso lo stesso orizzonte, verso lo stesso obiettivo, ed è il concetto che noi dobbiamo restaurare per dirci una comunità
unica. E allora questo processo di coscientizzazione deve necessariamente camminare di pari passo al processo, poi, che diventa semplicemente un esercizio di pianificazione. Io dico sempre: rispetteremo le scadenze, ne sono certo, faremo i nostri compitini per la città metropolitana, ne sono certo, adempieremo a tutti gli obblighi che la legge ci impone, ne sono certo, ma su una cosa possiamo fallire, ed è quello di non sentirci una cosa sola e sentirci particolare nell'universale. Noi ci dobbiamo sentire universali nell'universale, poiché è esso che ci comprenderà e deve comprenderci tutti. Questo significa che ciascuno di noi deve lasciare i particolarismi. Ciascuno di noi non deve commettere l'errore di proiettarsi in uno scenario nel quale singolarmente scomparirebbe. Nessuno di noi sarà dentro il processo di metropolizzazione quando esso sarà a regime, perché faremo tutti altro. Ma oggi, con la nostra opera, con la nostra azione, noi stiamo avviando quel processo. Ed è ancora più simbolica l'azione e l'opera che noi stiamo svolgendo, perché noi prepariamo un istante su cui altri comporranno la scena. Noi stiamo mettendo un punto su cui altri tracceranno la linea. Non saremo noi. Quanto basta per creare quella sorta di distanza, di lealtà intellettuale rispetto agli interessi più spiccioli, che dovrebbero invece collocarci ad un piano, ad un ordine superiore, che è quello appunto della identità comune in un processo metropolitano. Allora, tutto questo significa coscienza collettiva. Tutto questo si chiude all'interno di questa figura così evocativa, così simbolica, e quindi a questo punto io mi taccio per dare parole a Beniamino, che invece entrerà nel vivo nella discussione. A me solo il compito, diciamo, di stuzzicare un pochettino la nostra coscienza, nella speranza che quella che noi sentiamo per noi stessi diventi la coscienza anche di coloro che siedono accanto a noi. Grazie. Presidente Bombino ha sempre parole di elogio. Mi chiama, non sono un esperto, ovviamente, sono un soggetto che fa ricerca, che dal 2008, addirittura prima della legge della 42 del 2009, che ha introdotto Reggio tra le 10 città metropolitane, già nella mia ricerca all'interno del dottorato di ricerca in pianificazione territoriale, già avevo un approccio metropolitano, facevo degli studi a scala metropolitana, e poi ho avuto la fortuna o la lungimiranza di anticipare quello che poi è successo il 5 maggio 2009 con la legge, con la famosa, il federalismo fiscale, insomma, che ha introdotto Reggio tra le città metropolitane. E quindi ho continuato questo percorso fino alla 56 del 2014. Tra i politici c'è qualcuno che io considero un esperto nella categoria dei politici, che per la sua attività, che ormai si è caratterizzata proprio su questo argomento, che è la città metropolitana. Con Pierpaolo più volte ci confrontiamo su queste tematiche. Però mi piacerebbe, visto che conosco alcuni di voi conosco il concetto, le idee, la posizione sulla città metropolitana, di altri no. Se il Presidente me lo consente, io vorrei, prima di fare l'intervento, conoscere la vostra posizione, per poi cercare di capire cosa intendo io e cosa intende, diciamo, ormai il dibattito pubblico italiano, il dibattito, cioè nelle altre città metropolitane, qual è l'approccio. Mi piacerebbe conoscere, però, visto che ci sono tutti i sindaci dell'area, credo forse manca solo Condofuri.
è appena arrivato il sindaco di San Lorenzo, manca solo Condofuri, quindi Bagalati, Bova Marina, Rocuti, Palizzi, Melito, ecco, mi piacerebbe conoscere la vostra idea di città metropolitana e apriamo un dibattito, altrimenti facciamo una cosa autoreferenziale che non serve. Chi vuole intervenire per primo? Però rompi il ghiaccio. E allora, brevemente, io faccio un po' di polemica, ma non funziona, quindi parlo per la telecamera. Intanto buonasera, ringrazio il Rotary, il sindaco Agostino Zavettieri per aver organizzato questo incontro, ci dà l'occasione per continuare a dibattere sulla città metropolitana che andrà a riguardare, diciamo, il nostro futuro prossimo, perché come mi pare diceva il presidente o Agostino, non ricordo bene, dal 3 forse Agostino, dal 3 giugno il sindaco di Reggio, il 4 giugno assumerà, diciamo, le funzioni, verranno a cessare le province. Perché diciamo, sarò tra virgolette polemico? Perché noi, diciamo, nell'area grecanica c'è stato anche, abbiamo organizzato un convegno a Bova Marina, c'è stato un incontro a Roccaforte, quindi insomma stiamo cercando di riempire un po' di contenuti questa città metropolitana, ma in verità io vedo che questa città metropolitana, soprattutto nella città di Reggio, si parla più di peso ponderato, si parla del consigliere, dico, di Bova Marina, per non citare altri, quanto vale il voto del consigliere di Bova Marina piuttosto che del sindaco di Locri, di Melito, nel senso che viene vista, almeno, e questa la mia, e dirò poi subito il perché, cioè viene vista più come un'occupazione di poltrone, sia anche in campagna elettorale. Perché dico questo? Perché la città metropolitana, io l'ho detto più volte, io ritengo che sia un'opportunità, spetta a noi, far sì che questo appuntamento sia veramente un'opportunità, possa cambiare le cose, ma si può parlare di città metropolitana quando non sappiamo l'aeroporto dello Stretto, cioè fin quando ci sarà a Reggio Calabria un aeroporto. Si può parlare di città metropolitana quando da Reggio, per arrivare non a Locri ma a Bova Marina o a Palizzi, con i treni è un'impresa, e viceversa. Si può parlare di città metropolitana quando abbiamo gli ospedali, la sanità di tutta la provincia, che diciamo è quella che tutti. Quindi io dico questo, che cioè mi sembra che sia un contenitore vuoto. Noi siamo anche, diciamo, rappresentiamo piccole comunità, stiamo cercando un po' di elevare il dibattito, e serate come queste, diciamo, vanno in questa direzione. Però, ecco, ripeto, mi pare che alla fine ci sia più un problema di occupazione di posti, di poltrone, anziché diciamo, lavorare perché veramente attraverso la città metropolitana possono cambiare le condizioni del nostro territorio. Per cui io, ecco, l'invito che faccio prima a me stesso e poi ai votutti è quello di veramente cercare di cogliere questa occasione, perché veramente ci possa essere un miglioramento e uno sviluppo dei nostri territori. Per cui, ecco, prima di riempirci, non noi ma a tanti altri, la bocca di questa parola, ecco, cercare veramente di andare a risolvere
i problemi del territorio. E poi l'ultima cosa, quella che ho detto anche a Bova Marina, prima di tutto, cioè, la viabilità, i mezzi di comunicazione, le infrastrutture, senza di quelle poi, cioè, se da Gioiosa preferiscono andare, che gli viene più comodo, oltre che per un fatto economico, ma anche per un fatto di tempi, andare a prendere l'aeroporto a Lamezia, insomma, di che stiamo parlando, ma quale città metropolitana? Grazie. Attendiamo altri interventi. Melito sicuramente. Sì, mi appoggio alle parole del sindaco di Bova Marina. Bene. È vero che vogliono unire i comuni, però ancora. Per evidenziare un aspetto che a me sembra particolarmente rilevante, laddove vi fossero delle derive, ed una di quelle che lui ha menzionato significa portare ad un livello deteriore una discussione invece che viaggia su tutt'altra dimensione, cioè quello del voto ponderato. Significa proprio l'opposto di quello che noi vorremmo fare stasera. Noi siamo degli amministratori, questa platea è composta e costituita da amministratori, quindi l'idea la dovremmo suggerire noi, siamo noi che a questo punto possiamo dare la giusta prospettiva e la giusta visione a ciò che dovrà accadere. Questo è un grande rischio e mi costa purtroppo evidenziare anche dal canto mio che la discussione è purtroppo svilita a questo significato inferiore del peso, eccetera. Però prima dicevamo che bisogna elevare i nostri pensieri, unirli ed elevarli, quindi siamo noi che possiamo dare l'idea di qualcosa che non è quello che ci vogliono far credere. Al di là di poi di come si consumerà questo processo, ma io ritengo che non è quello a cui noi dobbiamo prestare attenzione. Città metropolitana significa città-stato, significa una opportunità per risolvere le grandi questioni che né il regionalismo ha saputo risolvere, né l'impegno del governo centrale in tutte le sue espressioni, la viabilità, gli ospedali, la sicurezza idraulica del territorio, la depurazione, eccetera. Allora io reputo che ci sia una grande opportunità adesso, accedendo direttamente a tavoli in cui negoziare direttamente e chiamare a noi gli interventi. È questa l'occasione, ma dobbiamo costruire la visione, dobbiamo costruire una visione strategica. Forse in questo siamo un po' indietro, cioè sul fatto che ancora non abbiamo ideato, realizzato un documento strategico per cui oggi non sappiamo cosa sarà l'area metropolitana rispetto al rapporto con l'entroterra, con la costa, con l'area greca, eccetera. Allora, se noi oggi ci assumiamo una responsabilità morale, è quella di elevare il livello del dibattito, cercando di costruire una visione. Se poi questa visione sarà anche una strategia, significa che noi abbiamo creato le premesse anche per il progetto.
cercherà di occupare anche Montebello. Io credo che sia giunto il momento di mettere da parte alcune discussioni sui sistemi di costruzione di organi, organismi, cioè ci sono sempre stati nei vecchi strumenti istituzionali con cui si è determinata l'Italia, ci saranno nei nuovi, in qualche altro che si inventerà nel futuro, ci sarà qualcuno con un metodo più ampio, più ristretto, che dovrà definire criteri per determinare poi la costruzione degli organi che devono guidare. Quest'area io starei attento quando in maniera quasi da contrapposizione si cerca di costruire uno strumento di difesa da qualcuno che ci sta aggredendo. Cioè l'area grecanica deve essere unita, deve stare attenta a difendersi, eccetera. Se questo criterio, l'ho detto in altre occasioni, lo ribadisco, lo riteniamo valido verso l'esterno, io credo che abbia una validità all'interno dell'area per i suoi problemi, per i compiti che abbiamo noi nel dover affrontare i problemi interni all'area. Se invece la immaginiamo come una fortezza che deve difendersi e poi uscendo fuori dalle mura attaccare da qualcuno che ci vuole aggredire, se questo metodo è valido per l'area grecanica, che è piccola cosa nella storia della così astratta definizione delle aree, è piccola cosa rispetto, è forte di una cultura, ma anche la Locride vuol dire la Magna Grecia, noi siamo grecanici, anche l'area di Gioia Tauro sono molto più consistenti, immaginiamo l'area dello stretto in senso tecnico. E allora se il criterio è stiamo insieme perché dobbiamo difenderci, beh, saremo tanto deboli da non poterci difendere. Si difenderà meglio la piana di Gioia Tauro con i suoi 34-37 comuni aggregati, l'area della Locride e l'area dello stretto. Il problema non è quello di costruire la forza, per cui ragionare di organismi è complicato, dire l'unità per proiettarci dentro gli organismi dirigenti della città metropolitana, che stando insieme forse, non esiste questo forse. Ognuno in una visione unitaria dei problemi della propria area di appartenenza poi seguirà percorsi diversi nel decidere come comportarsi in termini elettorali. E noi abbiamo detto che l'area grecanica sarebbe la più debole in uno sforzo di proiettarsi in maniera aggregata verso gli organi dirigenti della città. Passa per altri canali, che sono quelli della politica, per quello che è rimasto della politica. Parleremmo in maniera diversa se fossimo ancora 30 anni fa. Oggi della politica, quello che è rimasto dobbiamo utilizzarlo e sarà quello che determinerà la nostra forza o la nostra debolezza. Noi abbiamo compiuto uno sforzo in quest'area, quando tutti i sindaci hanno proposto in maniera unitaria un'idea dei problemi fondamentali che quest'area deve presentare a chi guida la costruzione di un piano cosiddetto strategico in rapporto anche al patto per il Sud più generale. Se siamo riusciti a dire tutti insieme questi 5-6 problemi, vuol dire che abbiamo fatto una sintesi politica al di sopra degli interessi di ogni piccolo singolo territorio. Allora noi dobbiamo rivendicare che l'insieme della discussione sappia portare a sintesi a livello provinciale, perché questa è una città metropolitana un po' inventata
perché Reggio non è una città metropolitana. Poteva essere un'altra visione dello Stretto negli anni 70, che parlava di area metropolitana dello Stretto, ma oggi è questa. Però così è, per legge si tratta di costruire una capacità, una sintesi a livello provinciale che gli faccia in qualche maniera acquisire l'idea di essere tutti all'interno di un soggetto che guida in maniera strategica l'iniziativa, la programmazione, la realizzazione per risolvere quei problemi che non sono stati risolti. Allora c'è bisogno di questa capacità e noi dobbiamo rivendicare che ci sia questa capacità di guardare il territorio provinciale in maniera che affronti i problemi strategici generali dell'area della provincia di Reggio Calabria. Altrimenti chi si chiude nel fortino di Reggio, magari andando un po' oltre alle vecchie sbarre tra i due fiumi principali, e gli altri che si difendono, diventa un'area disgregata e non città metropolitana, ma un insieme di piccole fortezze che in qualche maniera devono convivere perché la legge prevede che si debba stare insieme. Qui la forza nostra sta se riusciamo a proporre questa altezza dei problemi e se all'interno riusciamo a produrre, non perché ce lo obbliga la legge qualche giorno, oggi obbliga i comuni, non è qualche battuta, ancora è presto, diceva, perché siano aboliti i comuni, no, credo che, no, ancora, sì, c'è tempo. Sì, rispondendo a lui, qua sono costretti i piccoli comuni a gestire tutti insieme, domani diranno fino a 10.000, poi 15.000, alla fine saranno cancellati se non c'è la forza di costruire strumenti associativi oggi che non siano strumentali per poter accedere a qualche finanziamento, ma una visione di unità vera nei territori dove si costruiscono gli strumenti di governo dei problemi interni al territorio. Per essere forti, risolvendo le nostre questioni interne, di poter pesare negli orientamenti generali. Questa ritengo che sia una sfida che per gran parte dipende da noi, nessun altro ce la risolverà. Grazie per l'invito. Città metropolitana è una grande cosa, comuni piccola cosa. Pesce grande la città metropolitana, i comuni il pesce piccolo. Pesce piccolo è stato sempre soccombente. Tocca a noi non perdere l'ultimo treno. Spesso questo è stato detto. Oggi noi tutti i comuni stiamo vivendo delle situazioni di difficoltà. Non siamo quello che dovremmo essere, una grande famiglia, una grande squadra. Il problema di Melito rimane il problema di Melito, il problema di Roccaforte rimane il problema di Roccaforte, quello di Palizzi rimane di Palizzi. Qua c'è un fallimento totale, c'è un comparto stagno da dove non si esce. Parliamo del giudice di pace? Vabbè, siamo stati tutti bravi, abbiamo praticato degli sforzi, però probabilmente fallisce anche. Parliamo dell'ospedale? Io non ho mai posto l'accento sulla difficoltà che l'ospedale sta creando alla mia amministrazione. Lo dico stasera, per la prima volta noi abbiamo un credito nei confronti dell'ASP di circa 1.800.000 euro, è dal 1996 che l'ASP non paga il comune di Melito per i servizi che ci dà. 1.010.000 euro di questi sono a cartella. Noi ci ritroviamo con un debito Enel corposo che ci impone una sanzione del 40% sulla fatturazione. Allora è giusto che l'ASP abbia un grido forte da parte di quest'area, perché l'ospedale sta morendo e ha lasciato anche Melito in un mare di guai. Al di là della doppia ambulanza che dovrebbe arrivare, è già stata acquistata, ve lo posso annunciare, mi sono visto con i commissari, sull'ospedale va posto l'accento in maniera forte, così come va posto in maniera forte l'accento, è imprescindibile, sulla viabilità,
sulle infrastrutture. Io ho avuto modo di vedere e spero di poter incontrare il progettista che ha fatto il tracciato stradale ANAS Palizzi, quattro corsie, si ritorna a due in una galleria, si riesce a quattro, si ritorna a due. Per me, consentitemi, ve la voglio buttare qui, e come progettazione un'autentica porcata, vi perdono del termine, perdonatemi il termine. Allora dobbiamo essere noi che dettiamo le regole, in ordine sparso non abbiamo dove andare. Allora voto ponderato o meno, nel voto ponderato forse Melito avrebbe la parte, farebbe la parte del leone rispetto agli altri comuni. Io ho parlato spesso in questi ultimi giorni col sindaco di Roccaforte, gli ho detto: Mimmo, guarda, io per me il sindaco di Melito vale e deve pesare quanto il sindaco di Roccaforte, quanto quello di Staiti, quanto quello di Bova, non di Bova Marina, perché Bova Marina ha un altro peso elettorale rispetto al... Però dobbiamo essere noi che in questo momento dobbiamo recitare un mea culpa, magari ci facciamo prendere la mano dalla quotidianità. Veramente io ancora non ho assaporato un giorno di quotidianità o di straordinarietà, stiamo vivendo giornalmente l'eccezionalità a Melito, credetemi, con milioni di problemi, e credo anche un po' tutti gli altri comuni. Quindi questa chance che ci viene data come città metropolitana non può prescindere dalla la prima cosa che dobbiamo fare, indipendentemente poi se riusciamo a avere e dovremmo avere nel nuovo sistema, dovremmo essere garantiti con un rappresentante di area al di là del sistema delle votazioni. Questo qua dobbiamo essere bravi nel dettare questa, nell'imporre questa strategia che è vincente per la nostra area, noi al di là dei numeri, perché poi i numeri ci potrebbero vedere soccombenti se si fanno tante liste. Allora Melito si mette d'accordo con Palizzi, Palizzi si mette d'accordo con Montebello, qualcuno ci sfila, minoranze, verriamo col voto ponderato, rischiamo di essere risucchiati e di rimanere a terra, col culo per terra, scusatemi. Quindi imporre, proporre per imporre un componente dell'area, chiamiamolo dell'area greganica come minoranza linguistica, all'interno della città metropolitana, perché ritengo che deve essere il componente dell'area a tutelare questa maledetta zona o benedetta zona della Calabria, che è ultima degli ultimi. Non si può più prescindere dalle abilità, io l'ho detto e lo ripeto, ho chiesto a gran voce alle forze dell'ordine di fare una relazione loro, Logri Reggio, per rispettando la segnaletica stradale ci si impiega 2 ore per andare e 2 ore per ritornare, si fa prima ad andare a Londra, si va alla Lamezia, si prende il treno e si ritorna facendo la trasversale. Quindi questi 30-40 chilometri di autostrada che mancano come percorso non di messa in sicurezza dell'attuale 106, ma di un nuovo percorso, di una variante, è imprescindibile per il nostro territorio. Non c'è agricoltura, non c'è ospedale, non c'è sanità, non c'è istruzione, non c'è politica che possa reggere se noi all'interno della città metropolitana non poniamo queste condizioni. Siamo noi che dobbiamo essere gli attori protagonisti, e in questo momento, scusatemi se io ve lo dico a tutti i colleghi sindaci di area, non lo siamo. Non siamo stati capaci, perlomeno io faccio mia colpa in questi 7 mesi, non siamo stati capaci di essere propositivi. Abbiamo fatto sì quella bellissima riunione sull'ospedale dove abbiamo dettato un attimino degli indirizzi, ma poi ci siamo fermati in ordine sparso. Io l'ho fatto, sono stato a Roma, sono stato a Reggio, vi comunico che i commissari stanno aspettando un nostro invito per venire a fare un'altra riunione su Melito e dirci quello che vogliono fare. Il tema col dottore Priolo, scusatemi, la comunicazione è quello, sanità e legalità nell'area greganica in sinergia tra istituzioni. Dobbiamo fare sinergia tra istituzioni, non è possibile che noi gridiamo. Io chiedo a quanti di voi, le difficoltà che abbiamo, caro Presidente, sono queste. Io personalmente non sono stato mai ricevuto dal prefetto, non so voi.
Se abbiamo un problema del sindaco di Melito, di Roccaforte, non è, può essere un singolo problema dell'amministrazione, una parola di conforto per magari sbagliare meno, se si sbaglia, perché avete visto oggi i giornali su Scilla quello che è successo, qua rischiamo tutti quanti e quotidianamente la pelle. Io ho visto quant'è la somma che hanno rimborsato con sindaco di 20 anni fa la richiesta come Corte dei Conti. Quindi attenzione, se vale la pena oggi continuare ad essere sindaci per il ruolo, ma soprattutto per le responsabilità che abbiamo verso i nostri figli e verso i nostri nipoti. Quindi massima unità, lavorare come squadra, lasciando da parte la sediolina. A me, mi sono dimesso da vicepresidente del GAL, ho detto tante altre cose che non sto a dirvi, per facilitare un discorso unitario e per parlare una e una sola lingua che ci possa dare un ruolo all'interno di quello che è l'ultimo treno che si chiama stavolta Città Metropolitana. Grazie. Ricordiamoci cos'era San Lorenzo e ora non gli portiamo il rispetto più. Ah, scherziamo. Pure io ringrazio il presidente del Rotary, non sapevo veramente che esistesse un Rotary in mezzo, però ora prendo atto e non conosco l'Ari e non mi posso candidare a nulla. Lo so. Certo, no, non conosco il Rotary e soprattutto non conosco la sua attività e ora faccio ammenda che ha funzionato. Un altro, benissimo. Però lo rivaluto, vedi, non lo conosco ma lo rivaluto subito e ti dico perché. Io intanto vi dico una cosa, se dovesse dare un giudizio, se esso ottimista o pessimista sulla costruzione della città metropolitana che è prossima, diciamo, direi che sono moderatamente ottimista. Ma perché? Perché di fatto nella nostra provincia, in questa disgraziata provincia, non si sta costruendo solo la città metropolitana, si stanno costruendo tante cose. C'è la ricostruzione di un settore politico che è quello del centrodestra, quindi una ricostruzione della politica. C'è la ricostruzione, o si tenta di farlo, fondamentalmente della politica nel centrosinistra, perché sappiamo che ormai c'è, con la costruzione della città metropolitana, la scomparsa della provincia, il sistema politico di questa area è completamente ridisegnato. Cioè noi avevamo un insieme di persone che vivevano anche di politica, l'avevano trasformata quasi in professione, che, detto molto francamente, sono a passeggio nei litorali reggini. Questo significa che va ricostruita il sistema politico, proprio le rappresentanze, e questo voi capite che in una realtà difficile come la nostra porta un insieme di fibrillazioni, un insieme di posizionamenti, se facessimo l'elettrocardiogramma al corpo, diciamo, sociale, lo vedremmo veramente un po' agitato. E questa è una grande complicazione. È una grande complicazione, secondo me, noi la notiamo anche nelle iniziative. Sulla città metropolitana ognuno ha fatto un'iniziativa che ha potuto, detta situazione, dette idee, profili, addirittura ci si mettono pure i privati che organizzano, che so, una nuova portualità, un nuovo modo di collegarsi nello stretto, insomma c'è una confusione che sinceramente fa male, fa molto male, e per noi che siamo abituati a dividerci questo ci deve di molto preoccupare. Io direi che le cose da cui partire prima di tutto sono non solo come noi saremo presenti nella città metropolitana, ma come la città di Reggio si colloca dentro la città metropolitana. Perché se voi ben ci pensate, ma Reggio
È una città che ha capito qual è la sua funzione nel Mediterraneo, ha capito o ha deciso qual è la sua funzione nei confronti, essendo una porta del sud dell'Italia? Oh, voi lo vedete, questa scelta è univoca, appartiene, come dire, alla comunità regina, appartiene alle sue università, c'è qualcuno che su questo si è speso particolarmente ad alti livelli, appartiene, che so, al ceto medio regino. No, c'è un vuoto assoluto. Questa è una città che è di tanti è il non essere. Ciò che prevale, se noi andiamo a guardare la nostra società regina, la nostra provincia, noi non siamo qualcosa, non siamo qualcosa. Quindi il nostro problema oggi è di vedere cosa vogliamo essere, perché quello che non siamo lo sappiamo già. Per esempio, tutte le volte che parliamo dell'area grecanica e ci vantiamo di essere un'area che ha le sue identità e così via, è verissimo, ma sono identità che sono sclerotizzate, che sono ferme, che sono fatte di cose che non si muovono, ma anche lo stesso problema delle minoranze linguistiche, se ci pensiamo bene, è un grande valore, ma al quale gli dobbiamo dare ora un movimento, gli dobbiamo dare un'anima, gli dobbiamo dare un senso, se vogliamo che sia un valore vero, perché altrimenti anche qui andiamo con una etichetta, ma non con un, come dire, con un valore vero, un valore che è capace poi di trasformarsi in, come dire, immobilitazione di coscienza, immobilitazione, diciamo, di idee, immobilitazione di economia o di qualche cosa. Diciamocelo queste verità. Quindi io non mi preoccuperei tanto se siamo forti o se siamo deboli, mi preoccuperei invece se siamo capaci, e in questo senso i sindaci, secondo me, in questo processo delle città metropolitane eserciteranno un ruolo che è fondamentale, perché noi non riusciremo a trascinare i nostri cittadini nel processo di costruzione delle città metropolitane. Noi siamo in grado, perché manca questa struttura dei partiti, manca la politica, manca tutto. Molto probabilmente i veri protagonisti saranno i sindaci. E quindi loro avranno una grandissima responsabilità. Noi, io sono pure un sindaco, avremo una grandissima responsabilità di come ci porremo in questa costruzione di città metropolitana, che io molto francamente, un po' per i tempi, un po' per tante altre ragioni, credo che sarà quasi un fatto più tecnocratico, più ingegneristico che altro. Però dentro bisogna metterci a questo punto quello che noi rappresentiamo, e lo possiamo fare solo noi, perché noi conosciamo i bisogni dei nostri cittadini, noi siamo quelli che in qualche maniera siamo sintonizzati con loro, e al di là se loro ci staranno dietro, dobbiamo essere capaci, avere questa onestà intellettuale di rimanere, come dire, nella storia di questa costruzione, e quindi di fare di questa rappresentanza una forma onesta di rappresentanza. Quella che quindi non rappresenta le particolarità politiche, ma rappresenta i bisogni, ma rappresenta, come dire, questa visione di quello che vogliamo essere. Quindi io prima di tutto ritengo che noi dobbiamo stare molto insieme. Da questo punto di vista do atto e rivaluto la mia disconoscenza del Rotary, perché per esempio il Rotary, qualunque associazione, tutti coloro che sostituiscono in qualche maniera oggi la politica che manca, possono svolgere un ruolo fondamentale, un ruolo che ci può aiutare a rappresentare meglio questi bisogni e queste strategie che servono alla città metropolitana. Però, attenzione, non credo assolutamente che il nostro pericolo maggiore sia oggi che qualcuno ci fagociti nel senso che ci assorbe e noi non diremo niente. Semmai noi, la periferia, le periferie della città, possono essere invece possono costituire un grande sostegno alla definizione della città stessa di Reggio, perché lì si svolgono anche, come dire, delle prove di forza che sono rilevanti, e sembra strano, può essere l'esterno che risolve alcuni problemi stessi della città, perché arriva con i suoi bisogni, la sua freschezza, le sue antiche e vecchie, come dire, marginalità,
e queste messe sul piatto possono anche risolvere, a mio parere, anche la costruzione di una visione che deve necessariamente realizzare una discontinuità. Perché se noi pensiamo che in qualche maniera parliamo solo di peculiarità e quell'area è peculiare, noi rappresentiamo il non essere di tante cose. E molto francamente, portare dentro un processo nuovo, peculiarità che sono vecchie, che rappresentano, non è che sia il massimo che si possa fare oggi. Il massimo è invece uno sforzo per introdurre uno scossone e per fare una strategia che invece faccia rinascere questa provincia. Cosa c'è? Una filiera produttiva da noi? Ora si sta affermando questa del bergamotto. Noi siamo in la non esistenza del nulla, abbiamo i beni come dire, culturali, eccetera. Siamo stati capaci di cancellarli pure, se noi pensiamo per esempio alla Locride, che ormai penso che è visitata solo da qualche passeggero che si scontra con qualche fa un incidente nella Locride, scende, la macchina la deve portare in garage, mi passo un attimino a vedermi, voglio dire, siamo ridotti a questo, quindi voglio dire, di cosa parliamo? Qui bisogna inventarsi veramente tutto, allora l'occasione della città metropolitana è quello di reinventarci queste cose. Grazie. Grazie Santo per il tuo contributo, solo qualche secondo per evidenziare che mi sembra sia palese che si stia delineando una traiettoria. Il primo aspetto che è venuto fuori è quello di, abbiamo capito che vale la pena sacrificare il particolare per un interesse superiore, per l'universale. Un altro concetto è quello che questo movimento che noi vogliamo creare, vorremmo creare, non è un movimento che va contro, ma è un movimento che va verso. E questa esigenza, questo fabbisogno, e qui riprendo le parole di Santo, di riorganizzare il sistema dei nostri valori non significa creare un contrappeso e una contrapposizione, ma significa un'opportunità per organizzarci, per riprendere ciò che abbiamo lasciato dietro e per offrirlo in un processo di metropolizzazione nell'ambito del quale ogni distretto avrà qualcosa da offrire, ma per offrirla si deve organizzare. Il distretto della Piana di Gioia Tauro è chiaro che dovrà rivedere i processi produttivi basati sul comparto primario, eccetera. Quindi hanno l'esigenza di offrire un valore a questo ordine, a questo disegno metropolitano. L'area grecanica offrirà il suo sistema dei valori, così come la Locride. Però occorre, come dice il sindaco di Bagalati, organizzarci. Questa organizzazione non significa partire in guerra, ma significa partire con una bandiera per unire un colore a un altro colore che si sta formando. Non posso non pensare all'apporto in termini di sistema dei valori che anche il Parco Nazionale, che la montagna può offrire nel processo di metropolizzazione, che non significa creare una dicotomia rispetto al Mediterraneo, rispetto a questa interfaccia liquida che ha la città, non è questo, significa in un disegno composito, in una regione metropolitana, in un'area metropolitana ad assetto variabile, fare di questa variabilità dei valori. Queste, diciamo, mi sembra che siano le cose che sono emerse fino a questo momento e per questo vi ringrazio, perché stiamo riempendo di idee questo incontro, ma l'auspicio è che queste idee divengano progetto, divengano l'atto di un indirizzo collettivo che ci ponga verso una visione strategica. Poi da poter offrire, con la quale non ci dobbiamo difendere, ma noi dobbiamo offrire ad una intelligenza superiore l'intelligenza di questa nostra identità. Chi vuole intervenire? Ah, scusami Bernardo.
Ti chiedo no, bella voglia di Dio. Buonasera a tutti, ringrazio il tavolo, ringrazio il presidente Bombino, Beniamino Cordova, la giornalista, il sindaco che ci ospita, tutti i sindaci, i colleghi sindaci e i cittadini che questa sera ci onorano con la loro presenza. Io sono un po', io non sono scettico, anzi sono fiducioso. La città metropolitana è un'opportunità da cogliere. Praticamente io un po' di esperienza ce l'ho, a prescindere, fin da ragazzo ho amministrato, mi piace amministrare, lo faccio come passione, come dedizione, come servizio, come giusto fare, come la stragrande maggioranza, quasi tutti i sindaci che ci siamo presi questo compito e lo stiamo portando avanti con sacrifici, con abnegazioni, con i problemi che sappiamo tutti. Lo facciamo più che altro per amor di patria, perché ognuno di noi ha una professione, ognuno di noi ha un lavoro, poteva anche dedicarsi ad altro, però qualcheduno questa incombenza se la deve prendere e noi dobbiamo essere fiduciosi per quello che andiamo ad incontrare in prospettiva di questa futura città metropolitana, che ripeto è un'opportunità da cogliere. E non sono scettico e non sono, come dire, polemico come solitamente lo fa il sindaco di Bova Marina, Grupi, che è giusto fare anche polemica, ci mancherebbe altro, in un contraddittorio, diciamo, in prospettiva produttivo. Io immagino la città metropolitana, come ho fatto l'amministratore provinciale, ho fatto l'assessore e il consigliere provinciale 5 anni, e bene o male conosco i problemi della provincia di Reggio, quindi questa città metropolitana in prospettiva dovrebbe sostituire la cosiddetta provincia, che ormai non c'è più. E immagino questa provincia, scusate se prendo l'esempio di questa ruota, che può essere identificata anche come un ingranaggio. Vincenzo, poi facciamo politica. Ora parliamo di queste cose. No, perché mi distraggo, no? E inizio a dire, per non dimenticarmi, che ancora è presto per... ancora è presto per all'assalto alla diligenza, perché ogni volta che si prospetta qualcosa di postazioni, di poltrone, compagnia bella, iniziano, io mi ricordo queste da più di un anno e mezzo, 2 anni, io ancora non ho capito, voglio capire, perché bisogna maturare queste cose, lo statuto, questo statuto che andrà a identificarsi in una città metropolitana, Parpiglio, compagno. E allora immaginando questa ruota, io da consigliere provinciale, man mano che si va avanti, la fetta, perché dobbiamo difendere la nostra zona, la cosiddetta area grecale, sono stato, no? Assessore, abbiamo condiviso metà ciascuno. Allora, immagino le risorse che andavano alla provincia, diciamo viabilità, ambiente, edilizia scolastica e quant'altro, abbiamo 1700 chilometri di viabilità, 800 km di costa. Io so da tanto tempo quanto si è andato a spendere nella nostra area. In questa ipotetica ruota, una fetta, la grossa, più grossa fetta se l'è presa, quindi la Tirrenica assieme a Reggio, l'altra bella fetta se l'ha presa la Locride. Questa fetta che dovrebbe toccare noi, identificarsi nella nostra zona, man mano negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 è venuta sempre ad essere in un certo senso, no, non c'è Pierpaolo, è stata anche le leggi dello Stato che hanno decurtato. Ora, non vorrei, no, lasciamo stare, i meriti vanno a tutti, chi ha iniziato e chi porta, speriamo che, vamos. E allora, non mi fare, e allora nel momento in cui noi andremmo a disunirci, a non fare un discorso di aggregazione, e dico anche questo perché giustamente il sindaco di Merida è stato polemico, altrettanto giustamente, però non dobbiamo dimenticarci, grande sindaco, a te Montebello, guarda, ci siamo incrociati, Montebello, Motta, mi dispiace che non c'è. Allora, non dobbiamo dimenticarci che questa zona, la cosiddetta area grecanica, e non è stata rappresentata, dobbiamo dircelo chiaro, da Roccaforte, Bagalavi, San Lorenzo, Melito, Condofuri, Bova Marina, Palizzi, no, c'è stata continuità,
No, sto parlando di sindaci, perché tu poco fa dici, noi 7 mesi, 6 mesi. Io appena sono arrivato nel mio comune dopo 20 anni a fare il sindaco, per amor di patria, mi sono ritrovato giornalmente, mensilmente, periodicamente, ditta X 700.000 euro, ditta Y 625, Regione Calabria 3.140.000 euro per servizio idropotabile dal 1981 al 2014. E qua è una cosa da perché io non posso, io vado da Oliviero, gli porto e fallo tu. Già nel 93 ho dovuto fare il dissesto finanziario. Però allora Pantalone, lo Stato mi ha elargito 6 miliardi di vecchie lire, ho pagato tutte, mi ritrovo quasi quasi con un altro dissesto. Quindi diventerò il sindaco del dissesto, non solo idrogeologico, ma quello finanziario, perché quello ce l'abbiamo tutti. Quindi noi dobbiamo partire dal punto di vista, e le divisioni, la politica ancora è presto, poi ci sarà quando momenti più sereni, a rivendicare, non so chi lo farà, una poltrona. Ma le poltrone potrebbero essere due, perché se non sbaglio ci sono 14 posti. E siccome l'apertura del sindaco, del giovane sindaco Falco Matà, nelle ultime riunioni è stata questa. C'è un cosiddetto distretto, una zona, sarà l'area grecanica, poi ci sarà la tirrenica, poi ci sarà la ionica. Questi 14, il discorso del voto ponderato è una cosa che ancora bisogna vederlo. Se noi parliamo e ci identifichiamo in un'area, dove ci sono 11, 12, 13, perché non so se parte da Motta e finisce a Brancaleone e a Ferruzzano, non so se è circoscritta in pochi, quindi è normale, è un discorso che poi noi altri sindaci dobbiamo costruire, e quel contenitore vuoto che ha detto lui lo dobbiamo riempire noi, con le idee, con gli impegni e anche, come dire, anche con l'arroganza se necessario. Ma se noi partiamo fin da adesso a dire i problemi ce li abbiamo tutti. E come queste opportunità da cogliere, che poi il discorso sarebbe la sostituzione ipoteticamente della provincia, è normale che ci saranno anche quei processi che tu andai a cogliere con i fondi europei 2014-2020, con le progettazioni. Noi abbiamo fatto vari incontri dove ci sono delle prospettive di opportunità per la cosiddetta liquid chimica, dove abbiamo combattuto contro la centrale a carbone. Quindi Montebello può essere anche un momento di incontro in quel comune dove ha tante potenzialità, dal porto, dalle ex officine e tutto quello che può. La nostra area ha una vocazione dell'agricoltura, quindi poi ci saranno le rivalità anche con la Regione Calabria, sulle competenze, sulle deleghe, che viene, come dire, a togliere quello. Avevamo le cosiddette comunità montane. C'era l'agricoltura, c'era l'artigianato, piano piano la Regione Calabria ha avvocato a sé tutte queste deleghe. Quindi in un momento anche, voglio dire, di questo processo della città metropolitana, dobbiamo vedere il ruolo che avremo, che ci dà la possibilità, anche le risorse che ci dà la Regione, perché ci può creare un conflitto. Sì, d'accordo. Sì, d'accordo. Giusto, ho capito, e questo è d'accordo, però poi non ci sarà uno scontro, scusa, ma io voglio capire, non è che sono... Qui nasce il conflitto. E qui, e qua nasce il conflitto. Le risorse... No, no, meno male. Siamo in dialogo diretto con le altre città metropolitane. Me lo auguro. Anche nel sistema di finanziamento. Me lo auguro, che noi siamo, a prescindere dalla Regione Calabria, abbiamo una certa autonomia, una certa... Ecco. E quindi questo che dobbiamo andare a cogliere, queste possibilità, queste opportunità. Quindi le divisioni non ci devono essere, a prescindere. Poi si parlerà anche di ospedale normale, si parlerà della viabilità, si parlerà delle risorse idriche, che noi siamo sottomessi alla cosiddetta Sorical, che viene una società francese e fa l'accordo con la Regione Calabria e viene e si ruba la nostra acqua. Le risorse nostre, dall'Amendolea al Pisciato, e poi io appena sono entrato 51.000 euro se non mi riduceva l'acqua, e le mezzo così come bagalati, quindi la nostra risorsa viene, se la prende e ce la fa pagare e ci ricatta. La stessa cosa dei rifiuti, è un discorso importante. Io non posso avviare la differenziata, perché sono andato da Pallaria, dice no, il tuo comune è sotto i 5.000 abitanti, non può avere le risorse. Mentre Bagalati, Roccaforte, Merito stesso, Bova Marina e quant'altro ha avuto queste, perché magari i comuni sono state sciolte per mare.
Io, noi paghiamo, penso come pagate voi, 200.000 euro. Tu sei bravo. Sei bravo, evidentemente. Allora, 200.000 euro alla ditta che mi fa il servizio. E non è, io sto entrando anche in un certo, una certa problematica anche di scontri con la ditta perché non fa quello che è nel capitolato. 100.000 euro alla Regione Calabria per il conferimento. E come possiamo amministrare? Tu non gli crei il servizio ai cittadini, aumenti le tasse, è normale che sei impopolare. Allora a quel punto uno ci si arrende, ma quando ci uniamo e affrontiamo con una voce, con una forza, con una sinergia queste problematiche, allora ci può creare un processo induttivo e anche creare il cosiddetto lavoro, che è quello che manca. Ringraziamo il sindaco di San Lorenzo, Bernardo Russo. Abbiamo parlato della città metropolitana, però si può parlare soltanto quando ci saranno i servizi ad hoc, quindi sanità, viabilità. Abbiamo parlato della questione per quanto riguarda le risorse idriche e anche la questione rifiuti. Sicuramente questi sono dei temi molto importanti, in modo tale da che può avvenire soltanto se c'è una coscienza collettiva, come ha sottolineato il presidente Bombino, e sarà largamente spiegata dall'autore del libro, Cordova. Allora, abbiamo... No, gli interventi non sono finiti, mi ha chiesto il Presidente di intervenire e poi diamo la parola, così creiamo un dibattito. Consegniamo alla discussione. Non abbiamo messo in atto un procedimento ortodosso, cioè quello di che i relatori prima parlano e poi gli interventi dal pubblico, però l'ho sempre chiesto negli altri convegni, poche volte siamo riusciti a mettere in atto, però fortunatamente stasera sì. Perché mi sono reso conto di una cosa, ma più che altro è una conferma, che ancora probabilmente non siamo riusciti a capire qual è la fotografia dell'esistente, cioè del processo oggi. È giusto avere una visione, è giusto avere una prospettiva, tutto quello, è giusto averle perché le dovremo mettere in pratica più in là. Ma oggi non ci dobbiamo vergognare di dover affrontare alcune questioni, che sono quelle degli organi, che tutti sapete, fortunatamente, ne parliamo da un anno, ma ormai tutti avete maturato la consapevolezza di quali sono gli organi, le scadenze, non c'è bisogno di ripeterle. Degli indici di ponderazione. La questione è deprimente, quando si parla degli indici di ponderazione, è deprimente, però va affrontata, ma per acquisire consapevolezza di ciò che diciamo. È vero che la legge ci dà la possibilità di scegliere il suffragio universale, ma contemporaneamente, quindi di scegliere o indice di ponderazione o suffragio universale, ma contemporaneamente non ce lo fa mettere in pratica, perché ci dice se scegliete il suffragio universale, quindi tutti i sindaci non hanno indice di ponderazione, sono tutti sullo stesso livello, votano i cittadini, eccetera, eccetera, però ci dà una serie di vincoli che praticamente sono irrealizzabili, cioè la divisione del comune in regio in più comuni, un referendum, la legge regionale che come sapete per dare vita a più comuni c'è bisogno di una legge regionale, quindi un procedimento estremamente complesso, quindi non ce lo fa mettere in pratica. Ci dice che lo possiamo fare, ma in realtà no. Quindi andremo con gli indici di ponderazione, è inutile che pensiamo di poter fare il suffragio universale, purtroppo, scusate se ve lo dico, io non faccio politica, sono un tecnico, quindi le cose ve le dico, probabilmente, cioè sarà sicuramente così, andremo con gli indici di ponderazione. Il sindaco di Reggio sarà il sindaco metropolitano, ci saranno 14 componenti. Potrei anche non condividerla questa cosa, però è così, prendiamo atto di quello che è la legge, critichiamola quanto vogliamo, ma è questo. Esatto. Però dobbiamo capire qual è il ruolo dei sindaci. Dice bene il sindaco di Bacalati, credo, il ruolo importante ce l'hanno i sindaci, è vero, però dobbiamo acquisire la consapevolezza di questo. Io lo dico sempre,
e facendo parlare voi oggi ho avuto una conferma di questo. All'interno dello statuto, allora, il sindaco di Reggio sta attuando un metodo che io ne ho parlato con lui e avrei fatto diversamente se fossi stato il sindaco, cioè avrei fatto una cosa molto più ampia, molto, molto più coinvolgente anche, da punti, anche verso i cittadini, però sono modi di vedere, non è una critica. Lui ha voluto coinvolgere subito gli amministratori, ma è giusto così, perché oggi è inutile che ci prendiamo in giro. I cittadini oggi, in questo preciso istante, in questo preciso momento, i cittadini, anche quelli più coinvolti, non hanno ruolo. È inutile che ci prendiamo in giro, non hanno ruolo. Solo gli amministratori hanno ruolo. E allora il sindaco di Reggio ha incontrato tutti gli amministratori, ha fatto benissimo, però ho capito che alcune cose non sono chiare. Bisogna scrivere questo statuto, ma all'interno dello statuto noi possiamo scrivere alcune cose che vanno a risolvere questi problemi degli indici di ponderazione, della rappresentatività di un territorio. È vero che l'area grecanica probabilmente, così come sono messe le cose politicamente, non entro nel merito di queste cose, non mi interessano. Però sul peso è chiaro che poi, se andiamo a vedere, Reggio ha più peso, eccetera, eccetera. L'area grecanica potrebbe non avere rappresentanze, potrebbe, ma se noi chiediamo, ma questo lo devono sapere i sindaci devono battere i pugni sul tavolo, ma non troverete resistenze, perché il sindaco Falcomatà lo ha sempre detto, che è il territorio, non la città, è il territorio la parte più importante. E allora voi dovete sapere come sono comportate le altre città metropolitane. L'abbiamo sempre nei convegni, a Bovarina l'abbiamo sempre detto, hanno chiesto e ottenuto che i presidenti delle unioni dei comuni e i coordinatori delle zone omogenee, poi vediamo queste due entità quali sono, quindi queste due figure, presidente dell'unione dei comuni e coordinatore delle zone omogenee, entrano di diritto nel consiglio metropolitano, non votano. Col sindaco di Palizia ci siamo più volte confrontati su questo, non votano. Perché votano, la legge dice 14 componenti, votano 14 componenti, però è chiaro che si siedono allo stesso tavolo e quindi portano le istanze di quel determinato territorio. Allora l'area grecanica potrebbe avere due rappresentanze, perché l'area grecanica deve necessariamente, per legge, non è una scelta, mettiamocelo in testa, deve fare unione dei comuni, ma non domani. Ieri, cioè, da un anno che diciamo questa cosa, ma l'Unione dei Comuni c'è sempre stata, da 20 anni che la dobbiamo fare e non l'abbiamo mai fatta. Quindi ciò che vi siete detti oggi sull'importanza del dialogo all'interno dell'area metropolitana, però avete la consapevolezza che c'è un obbligo di legge, ma anche se non ci fosse l'obbligo di legge, ormai questa è la strada maestra, l'Unione dei Comuni. Anche rispetto alla legge, che io non condivido, del disegno di legge in discussione sulla fusione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, io non lo condivido, però vado a monte. E allora mi rendo conto di una cosa, che probabilmente questa scelta è figlia di una diffidenza nei confronti degli amministratori dei comuni inferiori a 5.000 abitanti, perché da 20 anni... che vi dicono fate l'unione dei comuni e non è stata mai fatta. Nella provincia di Reggio Calabria esiste una sola unione dei comuni. Parlando con i sindaci mi hanno detto non si sono mai riuniti e si trovano insieme solo per il carnevale o in questo momento stanno festeggiando alla Valle del Torbido, sono riusciti a trovarsi, a mettersi insieme per il carnevale. E allora vogliamo acquisire la consapevolezza del ruolo dei sindaci. Il sindaco di Reggio ha partecipato in commissione regionale, la prima commissione decentramento, è stato sentito, ha proposto in merito alle funzioni aggiuntive della città metropolitana. La città metropolitana ha delle funzioni di diritto, delle funzioni fondamentali, a queste si associano, si sommano le funzioni che vengono delegate dalla regione.
l'ho detto decine di volte, ma voi lo sapete che il ruolo principale ce l'hanno i sindaci. Cioè, se io fossi sindaco, io andrei lì, mi incatenerei, mi dovete ascoltare, io voglio parlare, voi mi dovete coinvolgere, perché il ruolo è il mio in merito alle funzioni che la regione delega agli enti. Non li delega alla provincia o alla città metropolitana, li delega ai comuni, se sono in grado di gestirle, se non sono in grado di gestirle, all'ente superiore. I comuni non sono in grado di gestire le funzioni, è chiaro, ma le unioni di comuni probabilmente sì, alcune funzioni. Però oggi, in questo processo, se non abbiamo la consapevolezza di questo, è finito il ruolo. E allora che rappresentanza, che ruolo vogliamo avere all'interno della città metropolitana, se noi nella costruzione della città metropolitana non sappiamo il ruolo che abbiamo? E noi ci prendiamo in giro. Io ve lo dico, io abito a San Lorenzo, quindi io so bene quali sono i problemi di quest'area, conosco bene quest'area, ovviamente, è solo, ve lo ripeto sempre, ma appoggiate il sindaco di Reggio, cioè dite veniamo con te, perché vogliamo capire, vogliamo darti un appoggio concreto nella costruzione, perché l'interlocutore non è solo il sindaco Falcovata, l'interlocutore della regione in questo momento, poi la regione noi andremo oltre, in questo momento quando si discute delle deleghe, l'interlocutore in questo momento è la regione, ma l'interlocutore principale sono i sindaci, non la città metropolitana. Unione dei comuni, zone omogenee. Le zone omogenee non possono andare a gestire delle funzioni perché non sono degli enti. Le unioni dei comuni sì, le zone omogenee no. Però possono andare a gestire eventuali o a proporre nel futuro piano strategico. Perché io prima vi dicevo è giusto avere una visione, è giusto avere tutto quello che vogliamo, insomma un disegno, un desiderio di città metropolitana, è giusto averlo oggi, ma lo dovremo mettere in pratica domani. Oggi la stiamo costruendo. E le zone omogenee servono a questo, servono a individuare, a dividere il territorio appunto in aree omogenee, cioè in aree che presentano le stesse caratteristiche in termini di infrastrutture, e quindi poi il discorso della viabilità, infrastrutture e viabilità, in termini di contesto economico, situazione economica, in termini di imprese, l'area grecanica di fatto è una zona omogenea. E quindi chi le fa queste zone omogenee? L'area grecanica stessa propone al Consiglio metropolitano appena insediato di deliberare sulla geografia interna della città metropolitana e quindi della divisione in zone omogenee. Quindi l'area grecanica lo può fare, dovete avere questa consapevolezza di essere pronti il 1° gennaio 2017, perché ci sarà tutto il procedimento fino a fine, tutto prenderà tutto il 2016, a gennaio 2017 con una proposta. Dice noi vogliamo diventare zona omogenea. Lo faranno anche le altre aree. Io nel libro ho fatto una prima analisi, ma se ne possono fare centinaia di altre analisi, ma dalle mie analisi, da questo diciamo, primo approccio, sono uscite una serie di zone omogenee. La Piana ne ha due, l'area della Locride ne ha due, eccetera, eccetera. Non sarà così, potranno essere di più, di meno, insomma non è importante. L'importante è il metodo, cioè questo dovete sapere questo. Servono, come dicevo prima, alla pianificazione strategica. Questa è una funzione fondamentale della città metropolitana. Le funzioni fondamentali le trovate nel comma 44 della legge. Piano strategico triennale. Cos'è un piano strategico? È differente dal PTCP, quello che conosciamo, piano territoriale di coordinamento provinciale, che è un piano di direttive. È come se fosse un piano strutturale, vecchio piano regolatore, ma di area vasta. Quindi che coordina i piani strutturali. Il piano strategico invece è un piano di strategie. E allora tutti insieme dovremo decidere che tipo di città metropolitana
saremo. La città metropolitana che punterà sulle risorse culturali, sulle risorse turistiche, sulle risorse agricole, su tutte queste insieme, sulla base di questo, noi andremo a individuare gli investimenti. Perché questa è la prospettiva, cioè l'approccio nuovo è questo della città metropolitana, della pianificazione strategica. Prima noi facevamo un piano regolatore, lo lasciavamo lì, le persone, diciamo i cittadini, coloro che volevano investire, intervenire sul territorio, in base a quelle regole che noi davamo, che ogni comune dava, il territorio veniva trasformato. Oggi l'approccio è al contrario. Noi faremo una pianificazione strategica sulla base delle fonti di finanziamento che abbiamo. Questo è l'approccio nuovo, è diverso, è il contrario. E allora però dobbiamo sapere, e ritorno qui il ruolo, la consapevolezza, dobbiamo sapere quali sono le fonti di finanziamento. Un sindaco, non vi dirò mai chi, sull'aerostazione, dice, vabbè, quando, qualche mese fa c'era un problema sull'aerostazione, appena arrivano i fondi del PON Metro, che come sapete il PON Metro ha dei fondi destinati alle città metropolitane, quindi anche la nostra, circa 100 milioni, poco meno, 100 milioni di euro, ha detto faremo l'aerostazione. Vuol dire che tu non sai che l'aerostazione, con questo non c'è un asse, una fonte di finanziamento all'interno del PON Metro che ti consente di fare quello. Quindi hai detto una stupidaggine. Ma ti consente di fare un asse l'agenda digitale, poi se volete vi dico cos'è l'agenda digitale, cioè cosa prevede all'interno dell'agenda digitale, non cos'è, ma cosa prevede, la mobilità, ma quando dice mobilità indica una mobilità, soprattutto una mobilità dolce, una mobilità sostenibile, non infrastrutture. Poi servizi per il sociale, infrastrutture per il sociale, il terzo asse, servizi per il sociale e poi il quinto è assistenza tecnica. Quindi come vedete con il PON Metro noi possiamo fare solo alcune cose, non tutte, noi vogliamo fare la strada che va, non la possiamo fare. Però non esiste solo il PON Metro, esiste il patto per il Sud, che però io oggi non vi so dire cosa dice il patto per il Sud. Perché probabilmente io non sono riuscito a trovare se doveva essere firmato il 31 dicembre 2015, ma io non l'ho trovato. Però i sindaci lo sanno questo, e allora i sindaci dovevano dire a Oliverio, perché lo doveva firmare Oliverio, la vogliamo concordare una strategia, concertare una strategia, o no? O tu ci imponi, ci dici che tipo di investimenti dobbiamo fare, e allora lì probabilmente le infrastrutture ci sono, e allora la nostra area ha bisogno di questo, da inserire all'interno delle strategie del patto per il Sud, che tra l'altro prevede due tipi di investimenti, perché sono 16 patti, 8 per le regioni del Sud e 8 destinati alle città metropolitane del Sud, quindi il Reggio entra due volte, entra come Regione Calabria ed entra come città metropolitana, e allora l'intelligenza dove sta? Concertiamo con Oliverio gli investimenti, investimenti generali della regione, e poi noi ci facciamo quelli complementari, ma di questo non se ne parla. Il POR Calabria, l'intelligenza dove sta? Col PON Metro possiamo fare alcune cose, col POR Calabria dovremmo necessariamente farne altre, non possiamo progettare la stessa cosa. Parliamo di progettualità. Noi abbiamo 100 milioni di euro destinati alla città metropolitana come PON Metro, poi altri col POR, patto per il Sud, eccetera. Ma ci deve essere la progettualità. Non è che me li mettono sul conto corrente del comune e voi li spendete come meglio. Ci vuole la progettualità. E io che un po' di esperienza ce l'ho, vi dico che tanti soldi della regione tornano indietro alla comunità europea per problemi della regione, ma anche per problemi dei comuni, perché
Se ci, a volte ci sono dei finanziamenti destinati a un comune e il comune non fa il bando e il comune non rispetta i tempi, poi ci saranno mille problemi all'interno del comune, non li voglio sapere, non mi interessano. Quindi i problemi non sono solo della regione che rimanda indietro i soldi, ma spesso li rimanda perché i comuni non hanno fatto la progettualità. E allora il PON metro funziona come il POR, cioè noi abbiamo un bacino, un budget di 100 milioni, ma dobbiamo progettare. Dobbiamo essere in grado di progettare. Ritornando alle funzioni, perché io qua mi sono divertito, prendendo la 34 del 2002, che è la legge oggi vigente, la legge regionale 34 del 2002, vigente perché se ne sta discutendo, eccetera, per trascinamento. La 34 del 2002 individua tutte le funzioni che sono state date ai comuni, no, solo quelle residuali, perché non saprebbero gestirle, ovviamente non hanno le risorse e il personale, eccetera. E allora io, di fronte alla possibilità di fare le riunioni dei comuni, mi chiedo: ma il turismo, le riunioni dei comuni, alcune cose del turismo potrebbero rivendicarle o no? Forse sì. Territorio, ambiente e infrastrutture, se volete vi dico gli articoli 60, 61, 62, probabilmente le unioni dei comuni qualcosa potrebbero rivendicare, però bisogna sapere che possiamo rivendicarle. L'edilizia residenziale pubblica, forse qualcosa le unioni dei comuni possono fare sull'edilizia residenziale pubblica, possono rivendicare qualche aspetto. E allora se noi guardiamo alle fonti di finanziamento, abbiamo servizi per il sociale, allora forse l'edilizia residenziale magari diciamo, ma perché non ce la prendiamo noi, così riusciamo a gestire, riusciamo a partecipare ai bandi che ci saranno, perché noi ci sentiamo più forti degli altri, abbiamo una progettualità migliore, siamo più organizzati, ma perché non ci prendiamo queste funzioni, rivendichiamo queste funzioni e poi quando ci sono... conoscendo ovviamente le fonti di finanziamento, quando ci saranno i bandi noi immediatamente, quindi non aspettiamo i soldi che ci vengono dall'alto, ma ce li giochiamo noi i bandi, perché funziona così, cioè Reggio farà i bandi come la Regione fa i bandi del POR, Reggio farà i bandi per il PON. Detto questo, cosa altro mi chiedi di approfondire? Con il contratto di Fiume. Sì, il discorso, allora, facendo un discorso più ampio sul parco, vedete il ruolo del parco, lo diciamo, tutti lo dicono, il parco è fondamentale, ma è davvero fondamentale. Davvero fondamentale perché il parco si gioca un terzo dei comuni della città metropolitana. Cioè un terzo dei comuni, quindi nessun altro, quindi l'unione dei comuni, ogni unione dei comuni ha 5, 6, 10 comuni, il parco ne ha 37 comuni, quindi il parco diventa l'interlocutore principale. Allora, questo il professore Bombino, ne abbiamo discusso più volte, cioè, non devo dirlo a lui, insomma, il ruolo che ha il parco. E quindi diventa l'interlocutore del sindaco metropolitano, ma l'interlocutore principale, cioè la strategia di valorizzazione del parco, di fatto poi diventa la strategia di valorizzazione della città metropolitana, non c'è dubbio. Si interfaccia, è chiaro che si interfaccia. I finanziamenti diretti che c'ha il parco vanno a sommarsi a quelli della città metropolitana. E quindi il piano strategico dovrà abbracciare tutte queste cose. Va a fare un elenco e quindi però questo va fatto in un secondo momento. Quindi oggi è giusto avere la visione, ma va fatto in un secondo momento. Oggi non ci dobbiamo vergognare di dirlo, oggi dobbiamo occuparci di questioni tecniche, non politiche, tecniche. Dobbiamo costruire la città metropolitana. E seppur deprimente il discorso degli indici di... Non ho capito. La città metropolitana la devono fare i politici. Tecnico o il politico che ha la visione del territorio che dovrebbe coinvolgere i cittadini? No, la città metropolitana la fanno i politici.
la fanno i politici, però i sindaci si devono scrollare un po' del quell'io che li ha coinvolti e sta facendo fallire la città, perché i sindaci dovrebbero intervenire sul territorio, perché come ha detto il mio sindaco ha il polso della situazione, però i cittadini sono tenuti fuori. Questo è che noi dovremmo discutere e dovremmo andare verso l'universalità, così i sindaci camminavano con più rapidità perché sapevano che dovevano essere eletti dai cittadini. Comunque, togliendo questa rappresentanza, i sindaci sono come i beati Paoli, riuniscono, coinvolgono, parlano, discutono, però poi in pratica non mettono nulla. Questo sa perché succede? Perché i consigli comunali non prendono coscienza per mandarli a casa, perché se prendevano coscienza per mandarli a casa, avevano la casa. Comunque, detto era un cumi. Devo parlare. Podestà in ordine. Tutte, non c'è né A né B. Però visto che io ora ho parlato e ho chiarito alcune cose, ciò che io ritengo il disegno di una città metropolitana.